Il mondo, ridotto in cenere dalle fiamme di una guerra nucleare innescata dalla follia dell'uomo, è stato inesorabilmente ridotto a una landa desolata, assoggettata al volere del caos e dominata dalla violenza. In questa brutale terra di nessuno è nato un dominatore. Il suo nome è Raul. Autoproclamatosi re di Ocuto, domina i popoli caduti sotto la sua egemonia con la violenza e il terrore. Però, sul cammino di Raul verso la conquista del potere assoluto, si è posto un uomo. Ti ho detto di alzarti! Cosa ha fatto quell'uomo? Credo si rifiuti di diventare un soldato del re di Ocuto. Che razza di idiota! Alzeranno. Forza, adesso mettiti in marcia! Ti ho detto di alzarti! Mostra a tutti quei miserabili cosa succede! Anch'io so opporsi al re di Ocuto! Vi prego, perdonatelo! Salvate la vita di quest'uomo! Cosa vorresti, donna? Nel mio grembo sta crescendo suo figlio. Per questo si è rifiutato di partire con voi, per non lasciarmi sola. Se volete uccidere qualcuno, uccidete me! Hai detto figlio? La legge del re di Ocuto non ammette eccezioni, però non è detto che non vi possa aiutare. Siate misericordioso, ve ne supplico! Vi aiuto o no, eh? No, non ho alcuna intenzione! No! E visto che non riesce a camminare, direi di giustiziarlo qui. Ehi tu, te ne vuoi occupare? Tu aspettami qui un momento! Bella idea quella di farlo uccidere da loro! Avanti, ammazzatelo! Perché se non lo farete subito sarete voi ad essere massacrati! Come? Non lo volete ammazzare? Che razza di sbidollati! Se non lo ucciderete sarete voi a morire, tutti quanti! Lo farò io. Bene, a quanto pare abbiamo un valoroso guerriero! Tieni, puoi usare questa! Da che parte? Di là, imbranato! Effetti di ammazzarlo! Cosa? Idiota! Non me dovevi... lui! E questo chi sarebbe? Che hai combinato? Maledetto! Te ne pentirai! Fatti santo! Bastardo, pensavi davvero di poter combattere contro di me usando un solo dito? Sei un illuso! Ne sei sicuro? Certo, sono un comandante dell'esercito del re di Ocuto! No, no, fermati, aspetta! Desideri che ti salvi la vita? Ti prego, risparmiami, davvero diventerò buono! Non commetterò più azioni malvagie! È troppo tardi, peccato. Nel momento in cui sposterò il mio dito, tu morirai. Questo è uno scherzo, vero? Uno scherzo? Non so di che parli. È tutto a posto? Come faremo a ringraziarti per il tuo aiuto? Non è necessario. La donna che amavo mi venne portata via e poi uccisa. Non me la sono sentita di abbandonarvi. Tutto qui. Aspetta! Come si chiamava quella donna? Se nascesse una femminuccia, io vorrei chiamarla col suo nome. Dimmelo, per favore. Non ci resta che questo per ringraziarti. Ti supplico, dimmelo! Giulia.
dopo un arco temporale durato 1800 anni, nei quali Locuto Shinken, un campo mortale, è giunto alla perfezione, è stato prescelto come suo successore Kenshiro. Egli, continuando a combattere con la forza dei suoi pugni a difesa dei più deboli, è diventato il simbolo della speranza di pace della gente, che ha iniziato a definirlo il Salvatore. Il terrificante dominatore e il salvatore dei popoli. Il destino ha condotto questi due uomini a uno scontro mortale, impressionante quanto triste. In passato erano fratelli che aspiravano entrambi alla vetta dell'Hokuto Shinken. Il fratello maggiore, Raul, e quello minore, Kenshiro. Quell'armatura ormai non vi servirà più. In questo territorio non è rimasto nessuno in grado di opporsi al re di Hokuto. Reina, siete stata un'eccellente comandante della guardia personale del re di Hokuto. Finalmente il sogno si è avverato, giusto? No. Anche se questa terra è in suo potere, il sogno di Raul non è ancora finito. Forse avete ragione. Presto punterà alla terra degli Shura, oltre questo mare. Alla fine è tempo che anche il pirata Orca Rossa scenda in campo. Esatto. Questo è sempre stato sia il mio sogno che quello di Raul. Non riesco a capire per quale motivo il re di Hokuto non abbia preso in sposa una donna del vostro calibro. Se fossi stato in lui non avrei avuto alcun dubbio. Raul è sempre stato innamorato di Giulia. E anche se adesso lei è morta, Raul continuerà imperterrito ad inseguire il suo ricordo. Probabilmente lo farà per l'eternità. Inseguire in eterno una sola donna. Il grande re di Hokuto è davvero un uomo maldestro. Lo è. Un uomo maldestro che non riconosce l'amore pur provandolo. Però io rimarrò qui ad aspettare il giorno in cui Raul comprenderà quel sentimento. No, questi sono i miei stivali preferiti. Non c'è limite alla stupidità umana. Sono enormemente sorpresa che ci sia ancora qualcuno che osi ribellarsi al re di Hokuto. Chi sono questi individui? Essi appartenevano all'esercito volontario di Nanto, sorto allo scopo di fermarci. Pare che alla guida di questi uomini vi sia l'ultimo generale delle sei stelle di Nanto, il vertice delle 108 discipline della Sacra Scuola. L'ultimo generale di Nanto. Ah.
Si dice che l'ultimo generale abbia il compito di indicare la via quando Nanto si dispera nel caos, ma la sua identità è totalmente avvolta nel mistero. Grande re di Hokuto, non impensieritevi. Alla fin fine non si tratta che di un gruppo di miserabili morti di fame. Non possono nulla contro il vostro esercito. Il qui presente indegno Giraku li annienterà tutti, senza alcuna pietà. Dimmi, Barga, cosa rappresenta la benda bianca legata al loro braccio? È la loro speranza. Un modo per imitare Kenshiro, colui che chiamano il Salvatore. Kenshiro è noto come il Salvatore. Un'imboscata. Sono una delle cinque forze di Nanto, Shuren delle Fiamme. E tu, maledetto, sei caduto nella mia trappola. Fiamme. Raoul! La tua ambizione finisce qui! Muori! Per la luce eterna del mio generale! Fiamme così tiepide non potranno mai ridurre a un cumulo di cenere la mia ambizione! Grande re di Hokuto! Guardate! Il grande re di Hokuto è completamente illeso! Giraku! Sì, agli ordini! Devi scoprire immediatamente l'identità dell'ultimo generale di Nanto. Neppure l'attacco suicida di Shuren ha prevalso su Raoul. È l'uomo più potente che esista su questa terra. Forse è ancora troppo presto perché Kenshiro lo affronti. Se soltanto ci fosse Toki. Questa ormai non è che una vana speranza. Toki ha esalato l'ultimo respiro per la malattia che lo affliggeva. Quanto possiamo e dobbiamo fare è condurre Kenshiro alla nostra fortezza. Uniamo le forze o sarà impossibile sconfiggere Raoul. Mio generale, ho già individuato in che luogo si trova adesso Kenshiro. Sarò io, Fudo, ad andarlo a prendere. Sembra che il tempo sia giunto. Ken. Ti prego, perdonami. Ho permesso a Shin di rapire Giulia, decretando così la sua morte. Giulia, la donna che anche tu hai amato. Ed è per questo che sei riuscito a diventare così forte. Hai trasformato la tristezza in collera. Fratello mio. Kenshiro, riesco a sentire le voci di chi chiama il tuo nome. Voci che agognano la salvezza. Dovrai vivere proprio per quelle persone. Ne sono consapevole. Perdonami se non ti accompagnerò lungo una strada di sofferenza. Fratello! Kenshiro, io ora devo lasciarti. Fratello mio, continuerai a vivere dentro di me. E io seguiterò a farlo, unicamente per quanti invocano il mio nome. Volevi raccogliere dei fiori, ma... In questo posto non è cresciuta nemmeno una minuscola piantina di borsa di pastore. Sono davvero dispiaciuto per Ken, dopo che la morte lo ha separato dalla sua amata Giulia. Anche Toki se n'è andato per sempre. Però sai, finché ci saremo io e te, Ken non corre alcun rischio di soffrire di solitudine. Giusto, Lin? Tu sei Kenshiro, ho ragione? E tu saresti? La gente mi conosce con il nome di Fudo il Demone. E questo demone che cosa vorrebbe da me? Sei il successore della divina scuola di Hokuto, vero?
In passato sfidai in combattimento il tuo predecessore, Ryuken. Ma sfortunatamente mi sfuggì. Sono venuto a chiudere la faccenda. Mio padre è maestro, ho capito. Ehi! Vuoi fuggire anche tu? Che cosa? Smettila subito di prendermi in giro! Perché non prosegui e premi il punto di pressione? Hai forse intenzione di morire, maledetto? Prima di fare certe domande, ti sei mai visto in faccia? Che cos'ha la mia faccia? Hai il volto di una brava persona. Non sottovalutare Lokuto Shinken. Forse mio padre ha avuto la stessa impressione. Questo è Lokuto Shinken. E quest'uomo ne è il successore. Kenshiro, ascoltatemi. Sono venuto fin qui per portarvi con me. Portarmi con te? Io sono una delle 5 forze di Nanto, Fudo della Montagna. Il mio signore, l'ultimo generale dei 6 sacri guerrieri di Nanto, aspetta il vostro arrivo. L'ultimo generale di Nanto? Quello è il nome della guida dell'esercito volontario di Nanto. Noi tutti ci siamo rivoltati contro il re di Okuto e il suo esercito. Concedeteci il vostro aiuto. Vi supplico. È appena giunta la notizia che Fudo della Montagna, una delle 5 forze di Nanto, ha incontrato Kenshiro. Che cosa? È probabile che qualora decidano di collaborare, la gran parte dei guerrieri appartenenti alle 108 scuole di Nanto, separate per mano di Sauzer, si riunirebbe al loro cospetto. E questo motiverebbe ulteriormente l'esercito volontario di Nanto. Marga, cos'è che ti spaventa tanto? Inoltre, che cosa ne diresti di smetterla di fare quella faccia da funerale? Ogni volta che ti guardo non posso fare a meno di deprimermi. Ti sbagli, io non sono affatto spaventato. Però stiamo parlando di Kenshiro e... E chi sarebbe Kenshiro? È l'uomo che è stato sconfitto da Shin della Sacra Scuola di Nanto, il quale gli ha sottratto Giulia. Lo stesso Shin che è stato sconfitto dal re di Okuto senza neppure combattere e accettare di fare da avversario a un uomo come Kenshiro è un'offesa per il grande re di Okuto. Il re di Okuto è il solo dominatore invincibile. Oh, grande re di Okuto, i tempi sono ormai maturi. Se radessimo al suolo il quartier generale di quell'esercito di rivoltosi, questo mondo apparterrebbe finalmente a voi, vostra maestà. Va bene. Mobilitate subito l'intero esercito e attaccate la fortezza dell'ultimo generale di Nanto. Voglio la testa del generale! Eliminate chiunque opporrà resistenza! Agli ordini! A causa dell'odio per il tuo assassino, la tua anima non riesce a trovare pace. Guardati da Ghiraku, è un viscido calcolatore. Viscido calcolatore. Quell'uomo si è rivolto a te chiamandoti maestà. Tale appellativo è riservato soltanto a sovrani e imperatori. Ma ha riferito a te che non hai ancora concluso il tuo percorso di conquiste, non è altro che un'infida adulazione. Me ne sbarazzerò. Lo farai davvero? Ad ogni modo continui ad assecondare la sua strategia. Sei intenzionato a evitare lo scontro con Kenshiro? Hai forse paura? Non dire assurdità. Kenshiro non sarà mai un avversario degno di me. A maggior ragione, che cosa ti vieta di incrociare i pugni con lui? Sconfitto Kenshiro, l'esercito volontario sarebbe un nemico di ben misero conto, non è forse così? Tuttavia, sconfitto il sacro imperatore Sauzer. Se mi scontrassi con lui non ne uscirei del tutto illeso. Questo segnerebbe la fine dell'esercito del re di Okuto, che diverrebbe un incontrollabile branco di ribelli. L'istinto di quei vermi è pari a quello di un demone che divora gli uomini. E io sono colui che lo controlla, il demone che divora i demoni. Non posso ancora permettermi di rimanere ferito.
è cosa ancora molto fragile, il potere che hai conquistato. Sparisci, Ryuken! Il mio fato è la conquista del potere assoluto. Il cielo stesso desidera questo per me. Aprite! Il re di Okuto sta per partire! Aprite le porte del palazzo! Quanto sembra, Raul è già partito alla volta della fortezza dell'ultimo generale di Nanto. Dobbiamo affrettarci e arrivare dal mio generale prima che lo faccia lui. Fudo, signore! Siamo quasi a corto di carburante. Che cosa facciamo? Vorrà dire che passeremo dal mio villaggio. Là faremo rifornimento. Questo è il mio villaggio. Ora sbrighiamoci a fare rifornimento. Da qui alla fortezza del generale ci separa solo una giornata di viaggio. Un villaggio? Ma io non vedo nessuno. Ehi, ragazzi! Sono tornato! Papà Fudo, bentornato a casa! Non riesco a crederci. Non mi dire che quei bambini sono tutti figli tuoi. Quei poveri ragazzi hanno perduto i genitori in quest'epoca di guerre. Però adesso sono diventati tutti figli miei. Calmatevi. Sì, anche a me fa piacere vedervi. Ma ora dovete proprio lasciarmi andare, ragazzi. Il vostro papà deve recarsi ancora in un posto prima di riposare. Kenshiro, ascoltatemi. Raul si sta avvicinando. Dobbiamo sbrigarci. Non ti posso condurre sul mio stesso cammino. Che cosa state dicendo? Perché? Non lo sto facendo per te. Per questi bambini non ci sei che tu. Però io... Chi riesce a guardare avanti di 10 anni pianta un albero. Chi guarda avanti di 100 invece dà vita e cresce altre persone. Dovrai vivere pensando alla pace che verrà nei prossimi 100 anni. Ma Kenshiro, voi... Vi supplico, concedetemi il vostro perdono. Le 5 forze di Nanto hanno mantenuto segreta a chiunque la vera identità del loro generale. E la ragione era impedire con ogni mezzo che il suo nome potesse giungere alle orecchie di Raul. C'è un legame tra il generale e Raul? Il nostro generale in realtà è la sola donna che Raul abbia mai amato. E per voi è l'unica donna che sia mai esistita. No. Non è possibile che l'ultimo generale della Sacra Scuola di Nanto sia... È la donna che amate. Si tratta della signorina Giulia. Giulia, allora, è viva. Proteggere la signorina Giulia, la legittima erede di Nanto, è compito nostro, delle 5 forze. Siamo stati noi a trarla in salvo quando, nel tentativo di fermare la crudele tirannia di Shin, ha cercato di togliersi la vita gettandosi nel vuoto. Anche lei ha sofferto molto, ma ha continuato ad attendere il giorno del risveglio in voi del destino di Okuto, che vi avrebbe trasformato nel Salvatore. Ha rinunciato alla propria felicità per riuscire a dare luce a questo mondo. Giulia... Il giorno in cui potrete incontrare di nuovo Kenshiro è giunto.
Però fino ad ora mi sono finta morta e questo avrà provocato in Ken una grande sofferenza. Il mio è un destino gravoso. Signorina Giulia, guardate la gente di questa città. Vivono tutti in pace e totale uguaglianza. In molti stanno arrivando dopo averne sentito parlare, persone che avevano dimenticato la serenità dell'anima. Quegli uomini si sono offerti volontari per lo scontro decisivo col re di Okuto. I popoli, fidandosi di voi, hanno nuovamente reagito. Quella fascia bianca simboleggia il coraggio e la pace. Voi siete la stella dell'amore materno necessaria in quest'epoca. Una stella che dovrà continuare a splendere con forza e calore per l'eternità. Ho visto e sentito tutto. Sono davvero sorpreso. Non avrei mai immaginato che Giulia fosse in realtà ancora viva. Dannato! Il grande re di Okuto di certo sarà felice di saperlo. Sei un illuso. Pensi di avere via di scampo? Che cosa? Non è possibile. Aspettate con impazienza il nostro arrivo! Grande re di Okuto, stando al rapporto perlustrativo, la difesa attorno alla città si è rivelata inaspettatamente rada. Pare che l'esercito volontario di Nanto abbia deciso di chiudersi al suo interno per resistere a un eventuale assedio. Quale resistenza all'assedio? Il nemico non è altro che un gruppo di persone stremate. Non abbiamo nulla da temere. Sterminiamoli immediatamente! Ho sentito che Ryaku, l'ufficiale maggiore del nemico, è uno stratega dall'indubbio valore. È probabile che ci abbia teso una trappola. Tu, Ghiraku. Io, Ghiraku, sono riuscito a scoprire qual è la vera identità dell'ultimo generale di Nanto. Sarebbe? Ci siamo fatti ingannare come degli sciocchi da quel miserabile di Shin. Non sono interessato ai discorsi sui morti. Sbrigati piuttosto a rivelarmi la sua identità. Riferisco quanto mi chiedete con il dovuto rispetto. La sua identità è... Giulia, mio signore. Come ho potuto constatare, Giulia è ancora viva. Si ne ha detto forse qualcosa di sbagliato? Che tu sia maledetto, Shin. Come hai osato ingannarmi? Oh, grande re di Okuto. Non avrò più bisogno di consigli di guerra. Kenshiro. Stavamo aspettando il vostro arrivo. Prego, da questa parte. Ma quello... Il re di Okuto mi raggiungerà prima del previsto. O morte, oggi finalmente potrai scegliere. Dobbiamo fermare il re di Okuto! Vi prego di attendere qualche minuto. Il nostro generale sta per arrivare. Shiro, non vorrete?
a questo punto non avrà più alcun modo di fuggire. Giulia! Si ferma qui, non ti consegnerò mai la vita della signorina Giulia. Sei Riaco del mare, vero? Anche tu sei intenzionato a gettare via la tua misera vita per Giulia. Prova solamente a fare un passo e questa stanza si trasformerà nella tua bara. Non ti darò modo di guadagnare altro tempo. Ti sistemerò il più in fretta possibile. Altro mondo, Riaco del mare. Presto, correte, signorina Giulia! Da questa parte, Kenshiro vi sta aspettando oltre quella porta! Dov'è Ken? Ha affermato che, finché Raul sarà vivo, voi non sarete mai al sicuro. È andato da lui. Questa è di Ken? Sì. Lo aspetterò in questa stanza. Ho passato la mia esistenza nell'attesa di quell'uomo. Il mio destino è continuare ad aspettare Ken. È la promessa che ci siamo scambiati. La signorina Giulia è protetta da una stella, l'astro dell'amore materno che ha colpito al cuore anche te, che non hai mai conosciuto tua madre. Ma il tuo sentimento non sarà corrisposto. Allora la dovrò uccidere per impedire che diventi di un altro. Così facendo mi vivrà nel cuore per il resto della vita. Raul. Kenshiro. Kenshiro! Su, Kenshiro, disperati! Presto Giulia sarà mia, sarà di Raul! Cosa? Tirati su, Raul. È tempo che tu ritorni in cielo. Sia potente che Kenshiro, non potrai mai sconfiggere me, Raul, il dominatore di questo mondo, il grande re di Hokuto! L'ha fermato con il braccio. Shinken chiamata trasmigrazione dell'anima. Di che cosa si tratta? Nemmeno io posso insegnare tale tecnica.
Nei 2000 anni di storia dell'Okuto Shinken, nessuno è mai stato in grado di acquisirla pienamente. Che cosa? Il nulla è quanto di più potente esista. Mutando se stessi in nulla, si assorbe l'altrui vita. Questa è la forza della trasmigrazione dell'anima. Raoul, per quanto tu possa diventare potente, non apprenderai mai questa tecnica. Perché tu, animato da una smisurata ambizione, non conosci la tristezza. Unicamente chi se ne fa carico è in grado di apprenderla. Significa che tu, conoscendo la tristezza, sei diventato l'uomo più potente dei 2000 anni della divina scuola di Okuto. Lo vedo, riesco a vederlo. Il sangue versato dagli uomini che hanno combattuto contro Kenshiro adesso scorre nelle sue stesse vene. La tristezza per le battaglie sostenute ha impresso nel suo corpo i segreti di tutti i suoi avversari. Raoul, Toki ti sta aspettando nell'aldilà. È impossibile! Che cos'è questo tremore? È ciò che viene chiamato terrore, Raoul. Stento a crederci. Raoul è terrorizzato. Razionalmente non ne conscio, ma l'istinto ha preso il sopravvento sulla ragione. Io sarei terrorizzato a tal punto da Kenshiro, il minore dei miei fratelli. Non lo accetto! Io sono il maggiore dei fratelli di Okuto! Per me non esiste alcuna ritirata. C'è soltanto la vittoria ad oltranza! Prova a fermare questo mio attacco invincibile, violento turbine del generale Jester! Nemmeno per me esiste la ritirata. Raoul, è tempo che la tua ambizione abbia fine. Si è attivata l'ultima trappola! Kenshiro, state giù! Allora la buona sorte mi sorride ancora! Come pensavo, il cielo ha scelto me, Raoul! Vi supplico di perdonarmi. Ho presunto di conoscere la vostra vera forza. Grave leggerezza la mia. La più grave che Ryaku del mare potesse compiere. Non ha importanza. Kenshiro, dove state andando? Seguirò Raoul. Adesso è paragonabile a un leone ferito. Se non lo abbattessi, distruggerebbe qualunque cosa ostacoli il suo cammino. Possibile che io, Raoul, il re di Okuto, provi paura anche nel sonno? Sei stata tu a medicarmi. Raoul, hai per caso intenzione di combattere ancora? Che cosa vorresti dire? La battaglia ha già un vincitore. Cosa? Tu, Giulia, stai forse provando compassione per me? Essere compatiti dalla propria donna per un uomo è la più grande delle umiliazioni.
A me, Raul, non serve più la nomea di re di Hokuto. Sarò il re demone che affogherà Kenshiro nel suo stesso sangue! La signorina Julia. Sì, è stata rapita dal re di Hokuto. Fudo, signore, è necessario che interveniate. State aspettando. Dobbiamo affrettarci. Io non posso. Papà Fudo! Devi combattere. Tu sei forte, papà. Non preoccuparti, noi staremo bene. Esatto, perché siamo tutti figli tuoi. Bambini, voi... Eccomi, Fudo. Ti ho fatto la cortesia di venire da te evitando di farti scomodare. Perché il re di Hokuto è qui pur avendo già ottenuto la signorina Julia? Fudo il giusto, l'uomo tanto amato dal popolo. Però quello di cui adesso ho necessità è il sangue del demone che scorre dentro di te. Per quanto tu ti affatichi a indossare la maschera del buono, non puoi cancellare l'indole del demonio che in passato riuscì ad incutere timore perfino a me. E io ho bisogno di quella linfa vitale. Perché brami il mio sangue di demone? Una prova prima della mia vittoria. Fudo, torna ad essere quel demonio e scende in combattimento contro di me. O darò ordine di uccidere tutti i bambini. Ho bisogno di assorbire il tuo spirito di demone. Noi ci arrendiamo! Facendo mio il tuo spirito demoniaco, mi libererò del terrore che ho provato nei confronti di Kenshiro. Se io, Raul, dovessi indietreggiare anche solo di un passo oltre la linea che ho tracciato, non abbiate pietà e scagliate contro di me tutte le frecce a disposizione! Sì! Se indietreggiassi, meriterei di morire. Perché dimostrerei di essere inferiore a mio fratello. Raul dovrebbe essere passato da questa fortezza. Dove si trova adesso? Sei un illuso se pensi che... Non sottovalutarmi,
Sono bravo a tenere la bocca chiusa. Dici davvero? Vuoi provare a fare un altro giro? Sì, con molto piacere. Non lo volevo dire. Il Radio Kuto ha deciso di andare al villaggio di Fudo. Che cosa? Alzati, Fudo. Lotta intenzionato a succhiarmi il sangue, altrimenti non avrai alcuna possibilità di vittoria. Non percepisco nulla. Non sento la minima sensazione di terrore. Come sospettavo, la paura nei confronti di Kenshiro non è stato nient'altro che un mio momento di debolezza. Ormai non ho più bisogno di te. Morirai insieme a tutti i tuoi miserabili figli. Ne sei convinto? Dici di aver provato paura nei confronti di Kenshiro, giusto? Ebbene, adesso ti farò assaporare un terrore ben più grande! Maledetto, da questo momento vedrai il demonio che c'è in me! Sarebbero questi i colpi del demone di quel giorno. Amore e compassione non fanno nient'altro che confondere. Eccola, è lei. Hai negli occhi la stessa luce triste di Kenshiro, quella luce che mi incusse terrore. Mi abbevererò della paura insieme al tuo sangue, dannato! Raoul, la tua vita avrà termine in questo posto. Non è né odio né collera. Che cos'è allora l'energia nei suoi occhi? Sapevo che questa linea non mi sarebbe servita. In me non possono albergare terrore e desiderio di fuga. Che cosa? Dovresti essere morto con tutti i colpi che il tuo corpo ha subito. Tu di certo non puoi comprendere. Se del mio corpo restasse solo un pezzo di carne, no, anche fosse una sola goccia della mia linfa vitale, io continuerei comunque a combattere contro di te. Sei un uomo davvero sciocco. E va bene. Prova a farmi indietreggiare, così che io venga trafitto dalle frecce. Sapevo che non saresti stato in grado di capire. Prova a guardare. A permettermi di avanzare. È il cuore di questi bambini. Tu sei in grado di vedere la forza che alberga in questi occhi colmi di tristezza? Quello sguardo è... Lo stesso di Kenshiro. Muori, Raoul! Ah.
io, il grande re di Hokuto, ho indietreggiato. L'hai fatto perché in me hai rivisto Kenshiro, e nel tuo corpo il terrore è improvvisamente tornato in vita sorprendendoti. Il tuo corpo, del tutto in preda alla paura, per evitare di essere colpito, è stato costretto a indietreggiare. I veri vincitori di questa battaglia siamo io e Kenshiro! No, Fudo! Anche se muoio qui non ha importanza. Fino a quando nelle tue membra resterà impresso il terrore di poco fa, non sarai mai in grado di sconfiggere Kenshiro! Miserabili, perché non avete colpito me, il re di Hokuto? Se in quel momento non avessimo colpito Fudo, voi... Grande re di Hokuto! Fino a che punto sapete essere meschini? Non vi ho mai dato l'ordine di salvarmi la vita da una sconfitta! Re di Hokuto, vi prego, fermatevi. Questi uomini, seppure indegni, hanno agito nel vostro interesse. Marga. L'abbiamo fatto per raggiungere il potere assoluto. Grande re di Hokuto. Miserabili nullità. Kenshiro, siete voi. Papà Fudo ha vinto, il nostro papà ha sconfitto Raul. Si è vinto lui. Hai ragione. Kenshiro, vi supplico. Con le vostre mani, da questo momento, proteggete tutti i miei figli. Offrite protezione al mondo in cui vivranno. Ve ne prego. Queste sono le ultime volontà di Fudo della montagna. Perché Raul ha attaccato i suoi subordinati? A scatenare la collera del grande re di Hokuto pare sia stato il nostro atteggiamento superficiale. Nei pensieri del nostro signore ormai non è rimasto nulla della sua ambizione di dominatore. C'è soltanto il desiderio di combattere con Kenshiro. Nemmeno le fiamme più ardenti possono arrivare a bruciare il mio corpo perfetto. E nonostante tutto, la tristezza sarebbe in grado di superare e vincere questa mia forza. Stavolta è Toki ad apparire. Raul. A causa della tua ambizione smisurata, non riesci a vedere la tristezza nel cuore della gente. Volgi i pensieri a Reina. Quella ragazza si è votata anima e corpo al tuo personale sogno di conquista. Ti sei mai chiesto che cosa l'abbia spinta a tanto?
Era tra i compagni che ambivano a raggiungere il potere assoluto. Quindi a motivare Reina nelle sue scelte è stata l'ambizione. E i tuoi sentimenti nei confronti di Giulia? Anche quella è ambizione. È per raggiungere il mio obiettivo che ho rapito Giulia. Raoul, in entrambi i casi è amore. Che cosa? Finché non riconoscerai l'amore, non farai tua la trasmigrazione dell'anima. Soltanto quanti imprimono l'amore nel proprio cuore e continuano a farsi carico dell'altrui tristezza diventano gli uomini più potenti. Quindi Kenshiro sarebbe uno di loro? Stando così le cose, c'è soltanto una via da seguire. Da questo momento il mio unico desiderio è sconfiggere mio fratello minore Kenshiro. Non dai più spazio ad alcun ripensamento. Che sia il destino scritto per te. Ce lo sta piangendo. Raoul. Ascoltami, Giulia. Io, Raoul, non riuscendo ancora a distinguere l'amore, non so vedere la tristezza. Che cos'è l'amore? Cos'è la tristezza? C'è solo un modo per saperlo. Giulia! Dammi la tua vita! Vorresti prendere la mia vita? Esattamente. È probabile che quando ti avrò perduta capirò per la prima volta cosa sia l'amore. Adesso non riesco a vedere altri che Kenshiro davanti ai miei occhi. Raoul. Giulia, non mi importa se mi odierai. Grande re di Okuto, fermatevi! Non dovete fare del male a quella donna! Vi prego di tornare in voi. Non importa come ci punirete, vi supplichiamo di risparmiare la vita della signorina. La stella guida dell'amore materno ha colpito anche voi. Ma non posso ascoltarvi! Non importa se mi darete del pazzo! Io ho bisogno di prendere la vita di Giulia! Non credi che il dolore della ferita ti impedirà di dare il meglio di te contro Ken? Come? La sola cosa che mi è concesso fare per gli uomini che vivono, per il loro destino di combattenti, è lasciarli completamente liberi di andare. Ti sarebbe difficile colpirmi mentre ti guardo. Se è ciò che vuoi, io tornerò in cielo. Sarai la tristezza che vivrà dentro di me! Giulia! Giulia! Sei gravemente malata. Mi è stata concessa una vita dalla durata molto limitata. Per questa ragione desidero vivere seguendo il destino che il cielo mi ha riservato. Un destino secondo il quale il cielo si muoverà nel momento in cui Okuto reagirà a Nanto. Per questo hai indossato la maschera dell'ultimo generale. Per questo hai atteso Kenshiro senza far nulla. Così facendo hai gettato via la tua felicità. Se sacrificando la vita riuscissi a portare un po' di luce in questo mondo, allora ti prego di uccidermi. Che donna incredibile. Lacrime. Persino i miei occhi sono rimaste lacrime da versare. Però adesso non posso desiderare entrambi, sia Giulia che Kenshiro.
Perdonami, Giulia! Consiglio di guerra così all'improvviso? Ho sentito che Sua Altezza ci ricompenserà. Dopo il rapimento di Giulia, l'esercito volontario è in crisi. Il nostro signore ha finalmente raggiunto il potere assoluto. Dovremmo rivolgerci a lui col titolo di imperatore, anzi meglio chiamarlo figlio del cielo. E Ghiracul, voi che siete ufficiale maggiore diverrete consigliere, giusto? Quando arriverà il momento vi prego di prendermi sotto la vostra protezione. Lascia pure fare a me. Signori qui riuniti, oggi vi ricompenserò per le azioni compiute. Ufficiale maggiore Ghiracul, vieni. Subito? Molto più vicino. Agli ordini? Dimmi, Ghiracul, tu che cosa desideri? Parla liberamente. Qualsiasi cosa Vostra Altezza ritenga che mi sia giustamente meritato. In tal caso, la morte. A questo mondo non servono più demoni come voi. Sono il demonio che si nutre di suoi simili. È mia intenzione divorarvi tutti. Grande re di Okuto, perché? Posso combattere. Adesso posso affrontare Kenshiro senza preoccuparmi d'altro. Qualora morissi, con quegli uomini in vita la pace non sarebbe mai giunta. Sarebbe stata la mia vera sconfitta. La vostra vera sconfitta? Ora non posso più permettermi di fallire. Se lo facessi, il cielo riderebbe giustamente di me. Lottate per la pace terrena, mentre Kenshiro lo fa per quella spirituale. È questa dunque la vostra battaglia? E io, Barga, sono riuscito a capirlo soltanto adesso. Ha smesso di piovere al momento più opportuno, vero? Eh? Ken! Quello! Quello è il Re Nero! Ken, lui! Mio fratello Raoul mi aspetta. Lin, Bart, venite con me. Venite e siate testimoni di questo mio ultimo combattimento. Oh.
campo di addestramento di Hokuto. Lo sapevo. Per voi è un luogo particolare? Questo è il posto in cui ognuno di noi fratelli si è addestrato per diventare il più forte. Ken, guarda laggiù! Raul, Kenshiro, non c'è luogo più adatto per seppellire le tue ossa insieme a 1800 anni di storia della divina scuola di Hokuto. Raul, in questa terra troverete pace sia tu che la tua ambizione. L'ambizione non ha più alcuna importanza. Mi interessa porre fine alla nostra disputa. Il nome di colui che sconfiggerà il più potente successore dell'Hokuto Shinken sarà Raul. Con me avrà finalmente inizio la vera leggenda di un uomo che domina il potere. Kenshiro, ti ridurrò in polvere! Innanzi alla trasmigrazione dell'anima, la tecnica finale dell'Hokuto Shinken, vi è soltanto la morte. Cosa? Raul, hai acquisito la trasmigrazione dell'anima. Tingendo il cuore col rosso scarlatto del sangue, sono riuscito anch'io ad assimilare la tristezza. Che cosa? No, Julia! Raul, maledetto! Non dirmi che lei... È stata la prima volta che ho fatto del male a una donna. Tuttavia, la morte di Giulia mi ha fatto comprendere il segreto della trasmigrazione dell'anima. Questa roccaforte è caduta con fin troppa facilità. Barga, rispondimi. Perché Raul ha rinunciato al potere assoluto preferendogli la battaglia contro Kenshiro? Per il compimento del vero potere assoluto. Che vuoi dire? In realtà il dominatore non è altri che un servitore del cielo, portatore della pace in terra. Allora il cielo cos'è? Colui che porta la pace nelle anime di questo mondo. Il grande re di Hokuto ha potuto comprendere tutto questo grazie alla signorina Giulia. E quindi che senso ha la battaglia contro Kenshiro? Sarà il commiato del dominatore. La morte rappresenterà il momento del suo ritiro. Il vero desiderio del re di Hokuto è farsi battere da chi considera più forte di se stesso. Vieni! Non mi serve un nome, non mi serve la luce. Ciò di cui Raul ha bisogno... è la vittoria della forza. Thank you.
visto quanto a lungo abbiamo atteso il nostro confronto. Ora che entrambi abbiamo acquisito la tecnica finale, la trasmigrazione dell'anima, le altre tecniche sono del tutto inoffensive. E questo è nulla. Tutto ricomincia da zero. In altre parole, la nostra battaglia è come la lotta di due bambini. Andiamo, Kenshiro! Sono stato io ad insegnarti a combattere. È naturale che io ti sia superiore nella lotta. Non posso che essere molto grato agli dèi per avere posto sul mio cammino un uomo dalle notevoli capacità come te, Kenshiro! Attaccano senza pensare a difendersi. È strano. Non percepisco odio né in Raoul né in Ken. Al contrario, è come se entrambi emanassero purezza. Li vedo! Sono loro da ragazzi! Possiamo interromperci qui, per oggi abbiamo finito. No, non voglio ancora smettere. Voglio diventare più forte. E per quale ragione? È per superare te, Raoul. Per superare me? Tu non hai forse chiesto a Toki di fermarti qualora avessi scelto di intraprendere il cammino sbagliato? Perché l'hai chiesto solo a lui? Ma tu... Sono uno dei fratelli di Okuto. Sono anch'io tuo fratello minore. Continuando a combattere, finiranno col perdere la vita a tutti e due! Ken! Ti vuoi servire della mia aura combattiva? Ken si sta concentrando sull'aura combattiva di Raoul. La prossima mossa sarà quella decisiva. Che cosa significa? Lo ha detto Ken. Se due guerrieri anticipano le rispettive mosse, nessuno può vincere poiché ogni tecnica si annullerà. E ora sta controllando l'aura combattiva di Raoul per sapere quando attaccare. Però in questo modo non si potrà avvicinare più di così. Ti sbagli. Prima o poi l'aura vacillerà. E in quel momento sferrerà il suo colpo definitivo. Ken punta tutto sulla capacità di anticipare l'avversario. Molto probabilmente il prossimo colpo che scaglieremo rappresenterà il nostro addio eterno. Io e Toki abbiamo sempre desiderato poter raggiungere la grandezza di nostro fratello maggiore. Quella tua immagine è indelebilmente marchiata a fuoco nel mio cuore. L'aura di Raoul si sta ritirando. Non ha scampo dinanzi alla tecnica di Ken, che non concede all'avversario il minimo errore nel controllo dell'aura combattiva. Signorina Giulia, tra poco vedremo la fine della loro lunghissima disputa. È il momento in cui le anime di entrambi troveranno finalmente la serenità. Bene, allora frantumerò il ricordo che hai di me con questo pugno in cui metterò tutta la mia esistenza. Preparati a ricevere il colpo che conterrà tutto il mio spirito! L'aura combattiva è scomparsa! Torna in cielo! Kenshiro! Raoul, il tuo cuore batte da solo, ma quello che provo per te e per Toki e per Giulia continuerà a vivere dentro di me in eterno. Il pugno che frantuma il mondo non è stato abbastanza forte da spezzare i cuori di queste persone.
Capisci, Ran. Oramai questa sfida è terminata. È giunto il momento di ammettere che anche tu sai cosa sia l'amore. Che anche tu hai impresso nel cuore questo sentimento. Non passa. Non lo ammetterei nemmeno morto. Ammetterlo sarebbe la più grande delle umiliazioni. Nel mio pugno ho saputo infondere tutto l'orgoglio di cui è capace il maggiore dei fratelli di Hokuto. Ti mostrerò come muore Raoul, il dominatore di fine secolo! No! Adesso basta! Non può essere. Kenshiro, un uomo come te non può non soccombere ai miei colpi! Avevi già capito tutto, vero? Sapevi che i miei pugni non avevano più la potenza necessaria per ucciderti, non è così? Raoul, finalmente riesco a vedere. Fino ad oggi tu sei sopravvissuto a molti scontri con avversari spietati perché in quelle battaglie vedevi già la morte. Sono stati i sentimenti degli avversari divenuti tuoi compagni a donarti la forza per potermi superare. Per quanto mi riguarda, all'infuori di Toki non sono esistiti uomini da poter definire miei compagni. Fammi vedere il volto dell'uomo che mi ha sconfitto. Davvero eccellente, fratello mio. Fratello, per me sei stato l'avversario e il compagno più grande. Giulia, vivi serenamente il tempo che ti rimane insieme al tuo amato Kenshiro. Raoul, tu... Reina, finalmente ho capito che cos'è l'amore. Anche se il mio corpo morirà, la mia anima volerà da te. Perdonami. Terra degli Shura, io, un giorno, quando sarò diventato più forte, tornerò qui. Kenshiro, questo è il mio addio. Andrò anch'io in cielo. Raggiungerò il luogo in cui si trova Toki. Io, Raoul, non chiedo aiuto nemmeno per far ritorno in cielo! Della vita che ho vissuto, non ho alcun rimpianto! Caduto un grande uomo. Salve! Ehi! Buona giornata! Guardate voi stessi. In questo mondo buio è tornata a splendere la luce.
Raul, Kenshiro e la signorina Giulia. Se non fossero esistite queste persone, il mondo sarebbe rimasto rinchiuso per l'eternità nelle tenebre più profonde. Fratello mio, il cielo sta sorridendo. Solamente Raul era in grado di governare questa landa desolata, dominata dalla violenza. Tuttavia, in un governo fondato sul terrore non può esistere la serenità delle anime. Forse Raul, dopo aver finalmente completato l'opera di unificazione di questi territori, aveva desiderio di essere battuto da chi conosce l'amore. Ho questa sensazione. Sicuramente ha affidato a Ken le sue volontà. Per questo ha urlato di non avere alcun rimpianto. È così. Alla fine Raul ha saputo riconoscere l'amore. Raul, adesso puoi riposare insieme a Toki. Porterò sempre la tua vita impressa nel petto e vivrò come successore della divina scuola di Okuto. Reina, mia signora! Guardate laggiù! Più piccolo rimorso per la vita che ho trascorso insieme a te. Sono sicura che un giorno Kenshiro arriverà dall'altra parte di queste acque, nella nostra terra natia, con in petto la mia e la tua volontà. Come il giorno in cui attraversasti questo mare, stringendoti al petto, Kenshiro.
Tsunagari Nikushimi ya ai toka ni omocha ni sareru Sadame Kim